siamo un gruppo di ragazzi che ha fatto il solito percorso di studi, scuole superiori, università, ma alla fine sogna di accogliere il viandante, il turista, colui che ci viene a trovare e di coccolarlo, bullarlo e dargli un'atmosfera particolare. Il chilometro zero nasce con l'idea principalmente di coreografare il tramonto, visto che ci troviamo sulla costa ionica qui del Salento e che io sono appunto di qui e sono rimasto sempre affascinato da questo spettacolo. L'idea era quella di crearci un contorno a mia immagine e somiglianza, a nostra immagine e somiglianza. La gente che frequenta questo posto non ha un target ben preciso, ovviamente a gestirlo siamo dei ragazzi, quindi è normale che sia un luogo di ritrovo per giovani. Non si poteva facilmente impiantare un vero e proprio chiosco, quindi ritrovandomi una macchina col gancio ho pensato bene di prendere una roulotte autonegozio che vendeva dolci, di trasformarla e di farla diventare appunto un chiosco e di poterlo posizionare dove volevo io per andare un attimo contro tutte quelle norme che mi impedivano di creare una situazione a tutti gli scogli dove volevo portare della gente. Io penso che l'Italia sia piena di posti belli, ci sono stati tanti altri posti che girando mi hanno affascinato e sfregato. L'eterogeneità di persone con lo stesso intento, con la voglia di vivere momenti e luoghi tipici e nello stesso tempo naturali, ancora non troppo contaminati, fanno innescare una magia nelle persone, nella voglia di incontrarsi, di conoscersi e magari in posti come questo. Quindi l'idea fondamentalmente è stata quella di dare un luogo, un posto, una sedia per ammirare uno spettacolo, ma nello stesso tempo per condividere delle idee, dei momenti. Il chilometro zero fondamentalmente significa tramonto, quindi è il luogo in cui ci troviamo, è il momento in cui tutti insieme guardiamo questo spettacolo.